Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi prima collaborazione con il sito modamerceria.it e vi farò vedere come eseguire questa maxi bag. Vedete, è talmente grande che non ci sta neanche nella videocamera. Vi dico subito la grandezza. È 31 per 41. Io per fare questa ho usato due rocche, cioè una rocca e un po' di questa, ma ne ho acquistate due. Per fare questa grandezza vi conviene prenderne due, altrimenti con una non ci riuscite. Poi ho messo i piedini e il fondo. Ho fatto il portachiavi. Poi, se vi ricordate, nell'unboxing avevo messo due moschettoni perché volevo fare due moschettoni uguali. In più c'era questo che era più piccolo perché volevo fare un solo manico, ma essendo molto grande ho fatto di testa mia e ho pensato di fare questi manici qui. Come vedete, l'ho fatta con la rete, la stessa rete che ho messo nella borsa per irrigidirla, e ho lasciato la trasparenza perché era dello stesso colore della mia borsa e quindi mi piaceva questa trasparenza. Ho preso solo due quadrettini di cui ho fatto il giro attorno con un punto basso. Ho messo queste mezze lune per attaccarla alla borsa e gli ho dato un punto attorno col lago. Poi ho messo anche la cerniera, vedete? È un 30 centimetri e l'ho tutta foderata. Gli ho fatto le sue tasche, vedete? E niente. Ah, io ho fatto un po' di punto canestro e un po' di punto basso in costa retro. Ho fatto 10 centimetri di punto canestro e 9 giri che corrispondono a, scusate, a 5 centimetri, come ho detto, di punto basso in costa retro. E qua su ho sempre fatto sempre gli stessi centimetri e in punto basso in costa retro. Voi potete anche sceglierla di fare tutto punto canestro, però ricordatevi che poi qua in alto dovrete fare comunque due o tre giri, o di giri bassi oppure giro basso in punto basso in costa retro. E niente, detto questo, io spero che il video vi piaccia. Mettete un like se lo trovate di vostro gusto e se vi iscrivete al canale, se attivate la campanellina, avrete le notifiche di quando carico altri video. Bene, detto questo, io vi lascio al video e buona visione. Bene, iniziamo il nostro video, la nostra borsa, quindi abbiamo bisogno del nostro cordino, l'uncinetto 3,5. Anche degli aghi, i nostri piedini e i vari accessori che vi ho fatto vedere nell'unboxing. Poi io userò queste pinze per fare il buco perché la prima cosa che andremo a fare è mettere i piedini. Quindi dobbiamo prendere una distanza come ci pare a noi, diciamo, dove li vogliamo mettere, 5 centimetri dal nostro fondo, e lo faccio e li metto, cioè, a 2,5. Qui è 5 la distanza di qua e 2,5 da questa parte qua, quindi segno qui e 2,5 qua. Quindi faccio la stessa cosa dall'altro lato, quindi 5. Ok, ora vado a fare il buco con questa pinza, e mi vado a bucare. Questa non entra, quindi dovrò prendere l'altra. Prendo
prendo questa. Io ho questa perché facevo scrap, però voi potete anche farlo semplicemente con un punteruolo e allargare. Io vado a mettere in quella più sottile, anche perché questa non passa, cioè non passa, non come vedete non raggiunge i 2,5 cm, quindi vado qua e faccio, e vedete, mi sono fatta il buco, dall'altra parte faccio uguale. Ora inserisco i miei piedini in questo modo, allargo le alette un po', poi prendo la sua il suo fermo dietro e vado a bloccarli. Ok, ora iniziamo il nostro lavoro. Prendo il mio cordino. Io inizio dalla parte più stretta in alto, vedete, nel mezzo faccio, potete fare anche un cappietto se vi trovate meglio, così. E andate a inserire e prendete il cappietto in questo modo e tirate fuori, e facciamo una maglia bassa, quindi andiamo a fare la nostra prima maglia, facciamo in questo modo, poi andiamo a fare un'altra maglia. E qui abbiamo fatto così, abbiamo fatto due maglie basse, però io di solito non faccio in questo modo. Io faccio vedere come faccio, non faccio il nodo, metto un po' più in là la videocamera. Allora, io non faccio il nodo al cappietto come fanno alcune. Io prendo, inserisco il mio uncinetto, prendo su il filo, raccolgo il filo, faccio passare e faccio questa, faccio una catenella per fermare e vado a prendere un altro e faccio l'altra maglia bassa. Vedete, qui mi risulta due maglie basse. Allora, noi andremo a fare due maglie basse fino qui e qui. Nell'angolo dove abbiamo 1, 2, 3, facciamo 3 maglie basse. Quindi vi faccio vedere, metto qua il filo e andiamo a fare 3 maglie basse, una maglia, due maglie basse in questo, scusate, 1 e 2, ai 3 fori in questo, e qui ne farò 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Uno, due e tre. Come ho detto prima, continuiamo
anche negli altri angoli e in altro quest'altro angolo qua, qua giù, e ci vediamo poi alla fine qua. Ok, siamo arrivati alla fine, quindi qui facciamo 2, 1 e 2, qui 2, 1 e 2, e andiamo a chiudere con una maglia bassissima in questo punto qua, così. Ok, ora dobbiamo, come vedete, i punti sono tutti belli distribuiti, non c'è spazio tra un punto e l'altro, è questo che io intendevo prima. Se non fossero così bene distribuiti, dovremmo fare un'altra maglia come qui, che ne abbiamo fatte 3, però essendo più ostico passare da questo buco con 3 maglie, quando non si riesce a coprire tutti gli spazi, conviene sempre fare una catenella in mezzo ai punti bassi. Non è in questo caso, quindi va bene così. Io ora andrò a fare un giro in costa retro per far vedere dove si alza la borsa. Non farò altri aumenti perché io ho fatto già 3 qui, 3 qui e 3 qui, quindi mi basta, e mi è venuto un totale di maglie, sono 100, perché i fori sono 56, e avendo fatto 2 ogni foro in più i 3 aumenti qua, mi è venuto un totale di 100 maglie. Quindi ora andiamo a prendere, ok, come ho detto, andiamo in costa retro. Allora, come ho detto, andiamo in costa retro a farci un giro per delineare l'inizio della nostra alzata della borsa. Quindi prendiamo prendiamo il filo e andiamo a fare un punto basso in ogni costa retro sottostante, in questo modo. Vedete? E facciamo così per tutto il giro. Bene, stiamo arrivando alla fine, quindi le ultime maglie. Uno, due, e l'ultima. Questa l'andiamo a fare una maglia bassissima. Ora dobbiamo fare un giro ancora di maglia bassa a maglia normale. In costa serve solo questo per fare delineare, come ho detto, la nostra base sotto. Quindi qui andiamo a fare dei punti bassi normali, prendendo tutte e due le asoline in questo modo, vedete? Questo e qui, vedete? Senza fare aumenti, quindi qui arriviamo poi tutto attorno, arrivando qua. Poi vi faccio vedere dopo inizia la lavorazione vera e propria, quindi ci vediamo alla fine del giro. Ok, ora siamo arrivati agli ultimi punti, quindi questo è l'ultimo, prendo, faccio una maglia bassa e qui mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Ok, ora inizia il lavoro vero e proprio, quindi andremo a fare il punto canestro. Lavoro sempre attorno senza mai fermarmi con le maglie basse. Quindi, come si fa il punto canestro? Il primo punto io faccio una catenella, poi vado a prendere
il punto sotto, inizio col punto canestro, vedete, e vado a chiudere. In questa maglia qui, invece, faccio un punto basso normale. Vedete? Poi, per fare il punto canestro, lasciamo questo punto e andiamo in quest'altro. Facciamo un punto, prendiamo nella maglia bassa sotto e in uno nella maglia bassa precedente che abbiamo fatto. Successiva, scusate. Vedete? Rifacciamo. Qui abbiamo fatto la maglia bassa nella catenella, nella maglia questa. Adesso saltiamo questo, vedete? Non qui, ma in quest'altro di qua e facciamo, chiudiamo a maglia bassa. Qui facciamo il punto basso normale. Questo invece dobbiamo saltare, abbiamo fatto la maglia e il punto canestro qui, quindi saltiamo questo e andiamo in questa, che poi corrisponde a questa maglia qua, vedete? E facciamo il punto canestro. Ora, punto normale e punto canestro, quindi lasciamo questo e prendiamo da quest'altra parte in questo modo. Così, punto normale. Vedete? E punto canestro, quindi siamo andati in questa maglia qua, vedete? Ora saltiamo questa e andiamo in questa. È semplicissimo, questo è un punto molto molto facile e molto veloce, vedete? Comunque l'effetto si vede dalla seconda riga, eh? A me piace molto questo punto, quindi lo faccio abbastanza spesso. Ora vado avanti e vi faccio vedere il secondo giro, quindi ci vediamo quando arrivo qua. Stiamo arrivando alla fine del primo giro, quindi io ho fatto una maglia normale, ora punto canestro, quindi vado nel giro precedente, raccolgo il filo, porto su qui e chiudo. Qui normale, quindi prendo e chiudo, qui punto canestro, quindi vado sotto, prendo sul filo e chiudo. Ora dovevo fare il punto normale, infatti qui c'è il punto normale. Questo è l'ultimo punto che, se vi ricordate, per quello che io non voglio chiudere il lavoro e continuo, quindi prendo, è un po' più difficile entrare perché è il primo punto che abbiamo fatto. Ok, e chiudo. Ora noi dobbiamo andare in quest'altro giro, il punto canestro dobbiamo metterlo qua in mezzo, quindi dobbiamo prendere questa. Quindi abbiamo fatto il punto canestro, ora sotto questa facciamo punto normale. Normale e andiamo a prendere la parte, vedete, l'altro sempre nel giro sottostante, nel giro questa maglia qua e portiamo su e facciamo così. Qui punto normale, qui andiamo. Vedete, qui abbiamo fatto il punto canestro prima, andiamo in questo punto qui sempre nel giro sotto, tiriamo sul filo e chiudiamo. Punto normale, che sarebbe poi dovremmo fare il punto sopra a questa maglia qua, saltiamo e andiamo nel punto, vedete qua? Questo punto qua, vedete? Si vede benissimo, non vi potete sbagliare. Vedete? In questo modo, punto normale. Chiudiamo. Vedete? Guardate, questo è il punto canestro. Vi lascio lavorare da sole fino a che non arriviamo alla fine. Ok? Quindi ok, ci vediamo. vedete? Guardate il punto com'è carino.
questo è il punto canestro. Allora, io dopo a questo punto preferisco inserire la rete perché mi viene fissata bene all'angolo e quindi andrò a mettere la rete e poi proseguirò a pari passo con la rete. Vedete, io la stavo già fissando, ho preso una rete e l'ho tagliata, la rete che vedete nell'unboxing, e l'ho tagliata 79 di larghezza e 30 di altezza. Io vado a prima di tutto a cucire la rete. Potete cucirla con l'ago che vi ho fatto vedere prima nell'unboxing e oppure con l'uncinetto a punto catenella. Io preferisco punto catenella perché il lavoro mi viene più pulito. Come si fa a fare il punto catenella? Chi lavora, chi fa anche dei lavori su rete sa come si esegue, però ve lo faccio vedere. Io mi sono già portata avanti e dovete mettere l'uncinetto sopra, inserite in due spazi, mi raccomando la rete deve essere a pari, inserite in tutte e due sia sotto che sopra, mi raccomando, e andiamo a raccogliere il filo, prendiamo sul filo e lo facciamo passare dall'asolina in questo modo, vedete qui e qua. Poi andiamo ancora a prenderci il filo sotto, passando su tutte e due le parti, mi raccomando, e prendiamo sul filo e un'altra catenella. Io ho fatto ogni due o tre buchi, non ha importanza tutti, perché tanto poi questo verrà coperto, quindi vedete, prendiamo e chiudiamo. Io prendo il filo dall'ultima asolina, così, così, taglio e porto fuori. Vedete, in questo modo abbiamo bloccato la rete. Io i fili però li lascio così, senza fermarli. Perché? Perché io quando andrò a fare la borsa, se vedo che il corpo borsa viene troppo alto, non faccio altro che togliere una catenella e taglio il pezzo in più. Quindi bene, ora che abbiamo fatto abbiamo chiuso la nostra rete col punto catenella, vedete, io gli vado a dare tipo un'imbastitura molto blanda in modo da poter tenerla ferma, che l'andrò a cucire e vi faccio vedere fissare in fondo. Per ora faccio in questo modo, con un altro filo diverso, tanto dopo questo viene tolto, e vado, vedete, a fissarmi la rete. Ok, ora che ho fissato la mia rete andremo a cucirla. Taglio il filo. Vedete, adesso andrò a cucire, andrò a fare delle cuciture che vanno a pari, vedete, al bordo, e non si vedrà assolutamente niente. Quindi sempre con l'ago, che vi ho detto che quest'ago è fenomenale, andiamo a prenderci un filo. Come ho detto, io lo cucio con lo stesso filo, ma voi potete cucirlo se volete anche col filo trasparente. E andiamo a iniziare a fare la nostra cucitura. Iniziamo da dentro, prendiamo un quadretto e andiamo a inserire. Non so se si riesce a vedere, vedete, ed esco dal di qua. Così, tiro il filo, ok, poi vado subito dopo, vedete qua, entro dentro e prendo anche la rete
un quadretto, il primo quadretto, mi raccomando, e tiro. Vedete, non si vede assolutamente niente. Poi, ora esco da quest'altra parte di qua, quest'altro, e sempre nel primo quadrato, mi raccomando, e fisso. E farò così fino a tutto il giro, poi vi faccio vedere. Ok? Ecco, vedete? Vedete, non si vede assolutamente nulla. Quindi, come ho detto, faccio così tutto il giro e poi ci vediamo. Bene, vedete? Ora la mia rete è tutta bloccata, vedete come l'ho bloccata? Vedete? E adesso andiamo a continuare la lavorazione. Bene, detto questo, io adesso continuo con il mio lavoro e ci vediamo a fine altezza. Sono a 10 centimetri, vedete? Questo appunto canestro, vedete? Adesso voglio cambiare. E dal di qui iniziamo a lavorare in costa retro, punti bassi, andiamo in costa retro e questo è un motivo, quindi faremo. Come vedete la borsa procede, vi volevo dare un piccolo suggerimento. Come vedete io ho fatto i 10 punti in punti bassi in costa retro per distaccare un po' dal punto canestro, perché siccome, come vedete, il punto canestro allarga un po', vedete, allarga un po' di più. Io non ho fatto nessuna diminuzione perché le faccio in ultimo con questo per attaccarla alla rete. Però vi volevo dire, se vi sbagliate e fate due punti distaccati e come vedete questa linea qua viene più in qua, qui ci sono due spazi, non vi preoccupate, non state a guastare come facevo io, basta che voi andate in quella dopo, prendete la maglia. Vedete? Adesso vi faccio un esempio, non è il mio. Prendete la maglia e andate a chiuderla normalmente in questo modo e non si vedrà niente perché questo è un punto che maschera molto. Adesso non è nel mio caso perché qui andava bene, però ve l'ho voluto dire perché anch'io andando in fretta mi sono accorta di aver lasciato due di questi spazi qua. In pratica ho fatto due maglie basse normali, mentre invece andava una bassa, una normale e una canestro. Quindi mi sono trovata dopo con due di questi spazi, due punti normali. Come ho detto, non vi preoccupate, basta che andate nel punto dopo, che dovete andare sempre nel punto sopra al punto canestro per fare la maglia normale e vi viene tutto regolare, anche perché non si vedrà nulla, perché questo, come ho detto, è già è un punto che allarga abbastanza, come vedete, si vede dalla differenza. Bene, detto questo, io continuo il mio lavoro e vi faccio vedere quando andiamo ad attaccare la rete alla borsa. Bene, siamo arrivati alla fine, quindi dobbiamo fare l'ultimo pezzo di questo. Io ho fatto circa 1, 2, 3, 4, 5 giri e dobbiamo andare a calare un po' le maglie, a togliere delle maglie perché, come vedete, è un po' più larga della rete. Quindi iniziamo dal quinto giro perché sapete ne dobbiamo fare 10, ma anche se ne viene uno o due in più non ha importanza e andiamo a togliere, a calare qualche maglia. Come facciamo? Da qui, non so se adesso voglio farvi vedere bene. Iniziamo e prendiamo due maglie in questo modo. Scusate, in costa retro e andiamo a calare
chiudere, vedete? E togliamo, facciamo due o tre giri togliendone una e una ai lati e una in mezzo e una in mezzo. Così abbiamo una rete che sta aderente, perché poi dopo lo dobbiamo andare a fissare a uncinetto. Quindi io adesso proseguo, voi fate come ho detto e poi ci vediamo. Ok, quando andiamo. Ora io ho già fissato, vedete, con delle molettine per far sì che la borsa c'è la rete dentro rimanga tesa, vedete? Allora, se vi ricordate, noi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, al settimo giro vi fermate perché dobbiamo andare a inserire, a prendere la rete e la borsa insieme e dobbiamo arrivare a 9, quindi facciamo 7, 8 con il giro che andiamo a prendere la nostra borsa e poi ne facciamo un altro. Vi ricordate che avevo fatto fare le diminuzioni perché la mia qui veniva più larga della rete, quindi dopo non va bene un'altra volta perché altrimenti dopo la borsa viene imbarlata. Infatti io ho cercato di mettere, vedete, ho messo proprio queste per fissare il tutto in modo che quando andrò adesso a prendere la rete con l'uncinetto mi rimane bene tesa come voglio io, vedete, senza nessuna piega, vedete. E andiamo a fissare la nostra rete con dei punti bassi, sempre in costa retro, perché deve venire la continuazione di questo. Quindi prendiamo, faccio vedere, in costa retro, prendiamo un quadrato e andiamo a chiudere. Ancora, costa retro, quadrato e andiamo a chiudere, costa retro, quadrato e andiamo a chiudere. Ora non ha importanza che voi prendete tutti i quadrati, l'importante è che prendete tutte le maglie che sono qua. Bene, io adesso continuo così fino a tutto il giro e poi ne farò un altro e poi dopo ci vediamo. Ok, la borsa è finita, vedete. Io ho fatto, oltre i 9 giri in costa retro, ho fatto anche una maglia bassissima per fare il bordo, vedete? E vedete, la rete è venuta tutta inglobata nella borsa. Ora, prima di fare qualsiasi altra cosa, andiamo a fare i manici. E vi faccio vedere come farli. Ah, vi dico l'altezza della borsa. L'altezza della borsa è venuta 29 centimetri, comprese le due maglie in più. Quindi 29 centimetri, però voi potete farla anche più piccola. Io vi dico le mie misure, poi voi scegliete come farla. Mettiamo a parte la borsa e per fare i manici io inizialmente avevo pensato di metterne uno e metterci i moschettoni che vi ho fatto vedere, che sono questi, che sono questi con i ponticelli, ma in realtà, scusate, la borsa è troppo grande, quindi non avendo 4 di questi li ho adattati a modo mio. In che senso? Andremo a fare queste due manici e metterò questi connettori, diciamo. Ora vi faccio vedere come si fa, come si ricopre questa rete, che io ne ho preso 78 e ho tagliato due quadretti. Ora andiamo a prenderci il nostro cordino e dal primo punto in alto andiamo a prendere
andiamo a tirare fuori la nostra, il nostro cappietto, diciamo, vedete? Io non faccio il cappietto perché potrei farlo così, però dopo da questa parte mi viene grossa, quando vado a fissare alla borsa non mi piace, quindi rifacciamo, prendo il mio cordino, lo faccio la mia asolina, vedete? Ora vado a bloccare l'asolina. Scusate, vado a bloccare l'asolina e con il filo, con la codina, la porto dietro nella mia lavorazione in modo da fissarla bene. Ora vado nell'altro spazio della rete e mi faccio un punto basso, così, vedete? Poi altro, poi vado nell'altro spazio e faccio, vedete come viene così? E ora io faccio così per tutta la lunghezza. Bene, ora che sono alla fine faccio l'ultimo. Allora, io ho deciso di tagliare il filo da questa parte e ricominciare da quest'altra, ma se voi volete, per fare diciamo ricoprire anche qui, dobbiamo andare in questa e facciamo una maglia, poi in questa qui e facciamo una maglia bassa, poi dobbiamo entrare in questa e così ci viene, vedete, il giro così. Però io non voglio, perché quando vado a piegare, che dovrò andare a inserire questo, non voglio che si veda, perché io ho deciso di lasciare la rete. Adesso metterò il punto anche da quest'altra parte, quindi qui dopo si vedrà il sotto. Ho deciso di lasciarla così in trasparenza e non mi piace che si vede il filo di qua e di là. Quindi io decido di lasciarla così, però voi potete fare come più vi piace. Io vi do delle idee, poi sta a voi decidere. Qui io ora lascio il filo così, entro e rifaccio la stessa cosa da quest'altra parte. Ok, sono arrivata alla fine, vedete? Questa è la mia tracolla. Ora vado a fermare questi punti, quindi mi vado a prendere il mio ago, come ho detto io faccio cioè, con questi aghi sono per me una manna. Vado a prendere questo che è più sottile e vado a nascondere la mia codina. Tiro e faccio un giro per fermarla e vado a nasconderla. Allora, considerando che questo è il davanti, scusate, dobbiamo girare e andare a nasconderlo sul dietro. Per andare a bloccare il tutto. Vedete? Poi taglio. Poi se rimane una codina così, io vado e con l'accendino e lo attacco, perché questo, essendo tutto non è cotone, si attacca benissimo. Ok, faccio la stessa cosa da quest'altra parte, sempre alla rotazione.
Ora che abbiamo bloccato i fili, ci prendiamo un po' di filo perché dobbiamo andare a cucire le nostre i nostri ganci in pratica. Quindi prendiamo un po' di filo, io ne ho qua che avevo fatto delle prove. Vabbè, ci prendiamo un po' di filo, lo prendiamo largo, se no questo che è più sottile. Ora, questo abbiamo detto che è l'al dritto, questo è l'al dritto e questo è la rovescio, quindi prendiamo da questa parte qua, poi inseriamo la nostra, no, da questa parte dobbiamo metterlo, inseriamo il nostro gancio e andiamo a cucirlo in questo modo. Vedete, l'abbiamo piegato in questo modo e andremo a cucire ai lati. Quindi io mi entro in questa, ok, abbiamo fatto le nostre tracolle. Come vedete, io ho cucito i ganci in questo modo, vi ho fatto vedere come fermare e vedete come sono venute. A me piacciono perché dà questa trasparenza, quindi ne ho fatti due e adesso le mettiamo da parte. Poi ho fatto questi due pezzi che sono i pezzi che andranno a unire la cerniera in questo modo, così verrà, così e verrà così. Poi vi farò vedere come cucire. Ora però vi dico che ho fatto 50 maglie, di cui 4 giri di punto basso, poi un altro giro di punto basso, quindi 5 in totale, però l'ultimo in costa retro, come vi ho fatto vedere nella borsa. Poi per finire ho fatto un giro tutto attorno di punto bassissimo, perché sono andata a rifinire, vedete, i bordi e anche in alto. Noi dobbiamo avere una sorta di questo tipo, vedete, il punto in costa retro fa sì che fa la curva, questo andrà attaccato alla borsa, ma poi vi faccio vedere, forse adesso spiegandomi così non capite proprio bene bene, ma poi vedrete. Quindi andrà così e qui cucito alla borsa. Per il momento mettiamo a parte, perché nella borsa, prima di cucire la cerniera, dobbiamo mettere le nostre tracolle e la fodera, perché questo va per ultimo, almeno io lo metto per ultimo, ma le tracolle sicuramente devono andare prima della fodera, perché dovremo andare a fissarle al dietro. Ora vi faccio vedere come procediamo. Ora, per
mettere i nostri manici, dobbiamo piegare la borsa in questo modo. Dobbiamo trovare i centri davanti. Quindi, come facciamo? Questa è la nostra borsa, la larghezza, vedete? Noi giriamo in questo modo e mettiamo i fianchi insieme per cercare il centro davanti. Una volta che abbiamo cercato il centro davanti, andiamo con un marcapunti, adesso vi faccio vedere, andiamo a segnarci il centro. Ora prendiamo il centro e andremo a metterli pari alla nostra riga di punti in costa, in questo modo. Quindi andiamo, io mi sono fatta una base così perché così riesco meglio a fare le misure. Vedete, metto qua, quindi prendo un altro marcapunti e metto qua. Ok, così so che di qua, da qui in poi, devo attaccare il mio manico, e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Quindi con... Ok, ora andiamo a prendere un po' di filo e questo ago qua, tira fettuccia. Come vi ho detto prima, questo serve tantissimo. Io se non avessi questo, gli aghi della lana fanno fatica a passare il filo così grosso. Andiamo a prendere, lo mettiamo in doppio, prendiamo il nostro manico, mi raccomando guardate bene il verso perché dove c'è, dove abbiamo cucito, deve andare nella borsa, a contatto con la borsa, in questo modo, così, e questo deve essere il dritto. Quindi iniziamo, teniamo e passiamo il filo, vedete l'ago, in questo modo, portiamo su e poi andiamo a infilarci, vedete, in questo modo qua, così, vedete, non so se vedete bene, vedete, e facciamo così per tutto il perimetro della nostra, del nostro gancio. Andiamo sopra così e guardate. Così e teniamo il filo ben teso, vedete? Poi andiamo sotto al gancio e passiamo dalla parte opposta, e così per tutto il gancio. Io faccio due passate e poi attacco anche l'altro dall'altra parte, poi vi faccio vedere. Bene, come vedete abbiamo attaccato i nostri manici, vedete qui e anche da quest'altra parte, così. Ora dobbiamo andare a mettere la fodera. Assembliamo la nostra cerniera. Quindi dobbiamo tenere, come vi ricordate, questo sarà il nostro davanti e questo deve rimanere con, vedete, in su. Quindi noi andremo a cucirla qua. Come la mettiamo?
in questo modo. Dobbiamo cercare la metà, ma si vede, vedete, lasciamo un po' di qua e un po' di là, e andiamo a, come riferimento prendiamo questa linea qua, quindi così andremo a metterla a pari, cioè dritta, ok? Quindi andiamo a mettere il nostro filo sotto, usciamo col l'ago e facciamo in questo modo. Facciamo uno qui, poi entriamo nell'altro e così, vedete? Poi entriamo nell'altro. Quindi noi siamo arrivati a questo punto, quindi dobbiamo ritornare indietro e fare gli altri buchi, in questo senso, andiamo qui e tiriamo. Ora dobbiamo uscire da questo, quindi così, usciamo da questo e entriamo in questo, così, vedete? Poi ed ecco qua la nostra cerniera assemblata, vedete? Poi lo andremo a, una volta fatta la fodera, andremo ad attaccarla nella borsa. Per adesso la mettiamo a parte e niente, ci vediamo dopo che ho cucito la fodera. Ok, ora abbiamo messo la fodera, vedete? L'ho cucita tutta attorno con un punto invisibile. Ora andiamo a, a inserire la nostra cerniera. Come vedete io ho messo dei marcapunti sia qui che qui e dobbiamo in pratica allinearli in questo modo. Poi adesso vi faccio vedere, alzo un po' la telecamera perché altrimenti non si vede, la borsa è troppo grande, purtroppo nella telecamera non si vede. Allora io andrò a fissare sempre, dobbiamo mettere come vedete a pari qui, in questa sopra qua, quindi andiamo a mettere a pari e fissiamo per tenerci fermo con delle mollette, così, così, per non far muovere il lavoro mentre cuciamo. Poi man mano che andiamo a cucire le togliamo. Facciamo così anche dall'altra parte. Ecco qua, vedete,
Se avete fatto bene la misura del mezzo, dovrebbe venire sia di qua che di là stessa misura. Ok, ora andiamo a cucire. Vi faccio vedere bene. Prendiamo il cordoncino, non prendiamolo tanto corto, allunghiamo un po' per almeno per vedere di riuscire a cucire tutta la borsa. Vi faccio vedere gli ultimi punti. Come faccio? Prendo le due asole di qua, vedete, e prendere in tutte le asole. Scusate, ero fuori campo. Così ok, siamo arrivati alla fine e andremo a bloccare il filo. Mi raccomando, prendete le due asole. Ok, dovete vedere che la distanza è uguale e andiamo a bloccare il filo e nascondo il filo così. Tiro ed ecco qua la nostra cerniera già cucita. Ora andrò a fermare questi punti, questi fili, e poi la nostra borsa è finita. Ho rimasto da fare il portachiavi, che poi vi farò vedere. Ok, ora andiamo a fare il nostro portachiavi e usiamo questo moschettone più piccolo che vi ho fatto vedere nell'anteprima. Dentro trovate le due vitine. Io userò anche per bloccare il filo questa colla e andiamo a farci il nostro portachiavi usando questo attrezzo della Prim e andiamo a costruirci la nostra nappina, questo più grande, vedete? Quindi faccio così e arrotolo 15, 30 o 40 volte, quindi sono 3, 4, 5, taglio, poi andiamo con l'ago, prendiamo un po' di filo. Adesso vado a prendere uno un po' più piccolo, ecco, infiliamo l'ago e passiamo, vedete, di qua sotto qua, e lo andiamo a portare in alto così, vedete, da questa parte qua, vedete, quassù. Togliamo l'ago e andiamo a legare in questo modo. Ok. Così. E leghiamo. Ok. Ora andiamo a tagliare dalla parte in fondo, così, ok, vediamo se entra, sì, benissimo, perché in questo caso se ne aveva messi di più, dovevamo toglierli, eh? Ora andiamo a infilare questa. Io ho fatto una nappina molto grossa perché deve stare qua dentro, quindi facciamo in questo modo, portiamo giù tutti i fili in questo modo e andiamo a pareggiare in questo modo. Ok,
abbiamo pareggiato. Ora questo serviva anche per far passare e legare in modo perfetto. Come ho detto, non passa dal di qua, quindi io cosa faccio? Tengo il mio filo. Andiamo a tagliare questo, vediamo se entra perfettamente nel nostro portachiavi. Andiamo un po' più su. Ora io, per sicurezza, adesso questo lo taglio. Io vado a mettere un po' di colla dentro, anche se poi dopo verrà fermato con le nostre due vitine, però io faccio in questo modo, metto un po' di colla dentro qua, chiudo. Potrebbe andare anche senza, però io lo metto sempre e vado a inserire la mia nappina dentro. In questo modo. Ok. Vedete? Ora con le viti andrò a inserirle. Prendo un cacciavite e vado a non è andato su bene, mettiamo su, vedete, tutto. Deve arrivare in cima, ok? Ora prendiamo le viti e andiamo. Si blocca anche. Ora io le metto giù tutte e due, poi vi faccio vedere il lavoro finito. Ok, la borsa, come vedete, è finita. Qui ho messo il portachiavi, vedete, e la cerniera, vedete, io l'ho tutta foderata con le tasche, e devo dire che sono abbastanza contenta. Questa è la mia maxi bag, vedete, la tracolla così in trasparenza. Voi, se volete, potete fare anche tutto punto canestro anche qui, solamente in alto dove dovrete andare ad attaccare questa e fare la rifinitura, dovrete farla a punto basso, fare 3-4 giri a punto basso. Per il resto potete farla anche tutta a punto canestro. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, andate a vedere il sito www.modamericeria.it, ha tantissime cose per l'hobby, per il cucito, è veramente fornito. E niente, io vi ringrazio per aver visto il video e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao.